Questa sera la pista di Ballando con le Stelle sarà tutta per Elettra Lamborghini. La regina del twerking sarà la ballerina per una notte dell'ottava puntata del popolare show di danza di Rai 1, dove potrà esibirsi in danze inedite come i balli da sala, sorprendendo il pubblico. La sua presenza nel programma è molto attesa da chi si aspetta un duro scontro tra la voce di Pistolero e la giudice Selvaggia Lucarelli. Passato, quest'ultima pareva aver criticato apertamente la cantante sui social, dando vita a una serie di frecciatine. Da casa, sicuramente a fare il tifo per Elettra, ci sarà suo marito, il DJ Afrojack, con cui è sposata da 4 anni, mentre è quasi certo che non vedrà questa puntata. Ginevra, sorella di Lamborghini, con cui non si parla da anni. Andiamo a scoprire qualcosa di più sulla vita privata della conduttrice di OnlyFans, sulla sua famiglia e sul suo desiderio di maternità. Elettra Lamborghini e il DJ olandese Nick van de Wall, in arte Afrojack, si sono conosciuti a un festival musicale a Treviso nel 2018. Dopo un anno insieme, a Natale del 2019, è arrivata la proposta di matrimonio alla presenza di tutta la famiglia. Le nozze, organizzate da Enzo Miccio, sono state celebrate il 26 settembre del 2020 a Villa Balbiano, sul lago di Como. 100 ospiti, 3 cambi d'abito e tanta emozione. Elettra Lamborghini non ha mai nascosto di essere bisessuale, dichiarandolo apertamente durante la sua partecipazione al reality Super Shore di MTV nel 2016. Ha avuto un flirt con la conduttrice Daniela Blume al Gran Hermano VIP nel 2017. Il suo difficile rapporto con la sorella Ginevra è noto al Grande Fratello del 2022, dove si è capito che tra loro non corre buon sangue. Infine, Elettra ha espresso il suo desiderio di maternità, ma ha ammesso di avere paura di mettere al mondo un figlio, preferendo l'idea dell'adozione in un mondo pieno di guerre. Questa sera, su Rai 1, potremo